Oggi, 8 novembre, è la giornata che Regione Lombardia dedica alla ricerca. Purtroppo la tradizionale cerimonia di assegnazione del premio internazionale Lombardia e Ricerca non si terrà. Ma abbiamo comunque voluto essere qui presenti per lanciare un messaggio. Nonostante l'epidemia, i nostri scienziati, la nostra ricerca ha continuato ad operare e non si è mai fermata. E anche il nostro premio internazionale, destinato a riconoscere il merito a scienziati e ricercatori, continua. È vero, Presidente, è proprio così. Abbiamo continuato a sostenere i nostri ricercatori in questi mesi difficili. Abbiamo realizzato un bando, grazie alle risorse di Regione Lombardia, di Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi, proprio per la ricerca contro il Covid. Ma stiamo ancora cercando le nostre eccellenze. Infatti, abbiamo aperto le candidature a questo premio Lombardia e Ricerca a livello internazionale fino al 9 marzo del 2021. Negli anni questo premio ha significato guardare avanti, premiare il futuro e renderlo concreto. Tutto è iniziato nel 2017 con Giacomo Rizzolatti e la sua scoperta dei neuroni specchio. Nel 2018 è stata premiata la sperimentazione di terapia genica ex vivo per la cura della forma giunzionale dell'epidermolisi bollosa o sindrome dei bambini farfalla di De Luca, Hirsch e Pellegrini. E nel 2019 il premio è andato a Krömer per gli studi sull'anti-aging. E ci rivediamo qui l'8 novembre del 2021 per la nostra giornata internazionale sulla ricerca.